Bilancio di fine mandato per Stefano Corsini, presidente uscente della DSP del Mar Tirreno Settentrionale, che ieri proprio a Livorno ha rilasciato alcune dichiarazioni al vice direttore di ALIS, Antonio Enrigo. Presidente, lei è sul finire del suo mandato. Cosa lascia in eredità al suo successore e cosa le ha portato questa esperienza professionale? Ma guardate, cosa lascia in eredità? Si può desumere da quel video che ho presentato un po' di tempo fa. Quello è il grande progetto che abbiamo costruito in questi anni e che va realizzato per parti, ovviamente, ma sono tutte parti già molto ben impostate, dalla Darsena in Europa, ai collegamenti ferroviari. Siamo in procinto di rilasciare importanti concessioni. Piombino si è sviluppato enormemente in questo periodo. C'è da concludere l'insediamento di GSV con tutti i suoi sviluppi. Quindi c'è molto, molto che è stato, diciamo, lasciato e che, se viene portato avanti, credo che svilupperà questo sistema in maniera tale da acquisire davvero il ruolo che dovrebbe avere, che è quello di terzo polo di alimentazione dei valichi insieme a Genova e Trieste, e che diciamo, questa funzione gli dovrebbe essere riconosciuta sicuramente. Noi, insomma, per quello che potremo, anche nelle funzioni future, porteremo avanti col governo per cercare di ottenere questi risultati. Presidente, un fiore all'occhiello del suo mandato è proprio l'ingresso di questi giganti del mare, le eco del gruppo Grimaldi, le nuove GG5G. Cosa ci può dire in merito? Beh, questo è uno sviluppo importante, ma vediamo che le navi diventano sempre più grandi e ci dobbiamo attrezzare per farle entrare. Noi in questi anni siamo riusciti, con l'allargamento del canale d'accesso, fatto con tutta una serie di accorgimenti, a far entrare navi da più di 10.000 TEU, a più di 150 navi, e riusciamo a far entrare anche queste. Quello che deve fare l'autorità è promuovere i traffici e quindi adeguarsi il più presto possibile a quelle che sono le esigenze del mercato. Questo è uno dei compiti principali. Credo che abbiamo fatto di tutto in questo mandato per consentire che i traffici si sviluppassero e che le navi grandi riuscissero a entrare. Certo, è un processo lungo. Abbiamo avuto la sfortuna del fatto che il progetto del microtunnel sia purtroppo stato oggetto di problemi, di seri problemi che ci hanno fatto perdere tempo, ma intanto la Darsena Europa va avanti. Ci sarà nella Darsena Europa un importante, grandissimo terminal per le attività RoRo Aeropax. Io dico, in un mondo moderno, gli imprenditori, gli armatori interessati dovrebbero cominciare già a farsi avanti, perché queste iniziative si stanno sviluppando concretamente.